Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video tutorial. Oggi andremo a realizzare una creazione che sicuramente piacerà a molte di voi perché è una fatina. Eccola qui. Questa è una fatina con le ali rainbow, quindi tutte colorate stile arcobaleno. È una creazione che vedete così a sé, perché senza cornice, senza niente, perché è stata acquistata e la committente vuole che la posizioni sulla copertina dell'azienda che sto realizzando per lei. Questo sarà il risultato finale che poi vi farò vedere in un video, magari il video update, quindi aspettatevi un mega update in cui vi farò vedere tutte le creazioni e ci sarà anche lei, vi farò vedere anche l'interno dell'azienda, tutti i disegni che sto realizzando e niente, quindi per questo vedete la creazione così, perché non è mio solito fare delle creazioni senza una base, però questo è il motivo e devo dire che ci sta davvero bene, anche perché riempie gli spazi abbastanza bene con queste grandi ali. Altra cosa da sapere su questa creazione è che fa parte della collezione dei Portafortuna. Infatti lei viene dall'Irlanda e si sa che le credenze popolari irlandesi sono note per folletti, fate, eccetera, eccetera. Quindi lei appunto è una fatina irlandese e porta con sé il quadrifoglio, il portafortuna per eccellenza, e quindi entra nella collezione. E di lei ho fatto anche il disegno che ho inserito in un mese, ecco, nel mese di maggio dell'agenda, del quadernino agenda che sto realizzando, e lei appunto è il disegno. Per ora mi sta capitando proprio questo, di realizzare prima i bozzetti, i disegni, per poi realizzarli anche come creazioni, come in pasta polimerica. E sono molto più ispirata in questo modo, perché ho il tempo di progettare per bene le mie creazioni e devo dire che mi trovo molto bene in questo modo e sono contenta che piaccia anche a voi, siete molto attive anche sui social e mi sento molto più stimolata in questo modo. Adesso bando alle ciance, perché vi devo dire tutti i materiali che ho utilizzato per realizzare questa creazione. Ho utilizzato tutti i colori esistenti, ovvero ho utilizzato il rosa, ho utilizzato il nero per tutti i contorni, ovviamente. Poi ho utilizzato il rosso, ho utilizzato il verde. Io li tengo qui in questi barattolini perché si conservano meglio. Poi il blu e l'azzurro, entrambi. Vabbè, chiudo. E poi il viola. E questi sono i colori che ho utilizzato per le ali. Per realizzare i capelli ho utilizzato il rosa, però con una puntina di rosso per avere questa tonalità che mi piace tantissimo. E poi ho utilizzato ovviamente il color pelle. E questi sono tutti i colori che ho utilizzato, praticamente tutti. Infatti, solitamente utilizzo veramente poche paste, pochi colori. In questo caso ho dovuto utilizzare veramente tutti i colori che avevo. Poi, molto importante, i pigmenti, questi qua, rosa e poi dorato e questo rosa un po' metallizzato, come vedete qui sui piedi. Il color dorato l'ho utilizzato per il pelo. E come attrezzi soliti il dot, il rullo, i vari cutter, il punteruolo, ma anche lo stecchino. Beh, io ho utilizzato praticamente solo lo stecchino. E questo è tutto. Io spero di cuore che questo video vi piaccia, che questa creazione sia di vostro gradimento e che vi sia utile proprio il tutorial. Io mi sono innamorata di questa fatina e credo di farne altre, magari rainbow, in altre posizioni.
proporzioni con altri capelli, non lo so, ora vediamo. Fatemi sapere cosa ne pensate. Fatemi sapere se è una buona idea realizzare altre fatine così. E credo proprio di fare in questi giorni anche una sirena, dato che siamo vicini, anzi vicinissimi all'estate, e quindi le sirene sono sempre d'obbligo. Io vi mando un grandissimo bacione. Grazie di avermi seguito, come sempre, vi lascio al tutorial.